Francesca Fagnani, la brillante conduttrice di Belve su Rai 2, si è trovata al centro di una controversia dopo che Striscia la Notizia ha sollevato dubbi sulla sua etica. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. La giornalista è stata accusata di pubblicizzare marchi di gioielli senza dichiararlo esplicitamente, sollevando domande sulla sua condotta professionale. Tuttavia, Francesca Fagnani ha risposto prontamente a tali accuse tramite una lettera inviata ad Agospia, difendendo la sua integrità e smentendo categoricamente qualsiasi irregolarità. Nella sua replica, Fagnani ha chiarito che i gioielli in questione le sono stati forniti gratuitamente come prestito per le sole interviste e che non ha tratto alcun vantaggio personale o pubblicitario dalla loro esposizione. Le immagini che avete trasmesso nel vostro programma inducono il pubblico a ritenere che possa avere ricevuto un qualche vantaggio dall'indossare determinati articoli nel corso del mio programma televisivo, ha scritto Fagnani nella sua lettera. Questa è una rappresentazione che mi offende profondamente perché falsa e dannosa. La conduttrice ha sottolineato che la sua condotta è sempre stata guidata da un'etica ferrea e che ha sempre protetto la sua reputazione professionale da qualsiasi forma di compromesso. La mia esperienza lavorativa e la correttezza del mio operato sono beni preziosi che ho sempre protetto e difeso da qualsiasi aggressione, ha aggiunto. Nonostante le critiche, Francesca Fagnani si è mostrata fiduciosa che la sua spiegazione possa chiarire la situazione e ristabilire la sua integrità professionale agli occhi del pubblico. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.